Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video vlog. Oggi è mercoledì 9 febbraio ed è il terzo giorno della vlog week del mese appunto di febbraio, quindi se vi siete persi i primi due video della vlog week vi consiglio di andarli a recuperare perché la vlog week bisogna guardarla, seguirla giorno dopo giorno. Se volete recuperarli potete farlo tranquillamente andando sul mio canale, andando a vedere i due video precedenti a questo, oppure c'è una cartella o meglio una playlist interamente dedicata alle vlog week dove trovate anche la vlog week del mese di gennaio. Io infatti, se non lo sapesse, da quest'anno, dal 2022, ogni mese faccio una vlog week al mese e questa cosa mi fa impazzire. Comunque, ho qui in mano la mia tazza con Mickey Mouse perché sto facendo colazione, un po' di caffè latte e oggi sono qui a parlarvi molto tranquillamente perché in tutto ciò non ve l'avevo detto, non sono a scuola, ma sempre se avete visto il vlog di ieri sapete già tutto. E allora, ora sono le 9:50, stamattina ho detto, sai che c'è, dormo un attimo di più, mi posso riposare un attimo di più, mi sono riposata un attimo di più e quindi mi sono svegliata alle 9 meno 10, adesso con calma mi sono svegliata, lavata, rifatto il letto, ho fatto la colazione. Sì, mi sono lavata, ma devo sicuramente lavare i capelli dopo, cioè nel senso dopo faccio la doccia. Però intanto ho iniziato con fare le solite cose perché tra poco mi devo mettere a studiare. Se avete visto il vlog di ieri sapete che oggi è una giornata abbastanza speciale perché devo fare il test ingresso per la Bocconi, quindi per l'università. Quindi il piano di questa mattinata, allora il test ce l'ho alle 3, le 3 del pomeriggio. E vi ho già spiegato nel vlog di ieri che non sono andata a scuola nonostante sarei potuta uscire, non lo so, una o due ore prima per due motivi. Uno, perché questa mattina voglio ripassare tutte le cose che ho studiato nelle ultime settimane e quindi andando a scuola non avrei potuto farlo. Due, perché sinceramente parlando non mi sono preparata per le interrogazioni che c'erano oggi a scuola, quindi fossi andata a scuola non avrei studiato per il test e avrei preso due. Quindi se mi avessero chiamata. Quindi onde evitare questa situazione ho fatto un'assenza e mi preparo al massimo per questo test. Cioè, oddio, ovviamente la preparazione è già avvenuta da mo', mi sono preparata al massimo delle mie capacità già nelle ultime settimane, però insomma adesso vediamo di riguardare un po' tutto per evitare poi di arrivare lì e essere consapevoli di aver studiato una cosa, di aver letto come si fa quella cosa, ma di non ricordarsela. Quindi voglio evitare sicuramente questa situazione. Ok, che dite? Iniziamo. Amici, vi tengo un attimo aggiornati riguardo a quello che sto facendo. Orario 12 e 13, tra poco farò anche pausa pranzo. Allora, per ora cosa sto facendo? Io sto riguardando tutti i 3 libri che ho utilizzato per studiare nelle ultime settimane e siccome io nei libri ho scritto tanto, vedete, ho sottolineato, ho scritto, ho messo dei post-it, cioè ho cercato comunque di segnarmi le cose secondo me più rilevanti o comunque quelle dove avevo più difficoltà, proprio perché avevo già in mente nei giorni prima dell'esame di andare a riguardare proprio sfogliando tutte le pagine ogni singolo segnetto, cioè nel senso ci sono delle pagine interamente segnate perché sono magari delle parti importanti che io mi sono segnata dicendo tipo alla me del futuro fermati qua con più attenzione, oppure ci sono dei veri e propri appunti anche nella parte degli esercizi, quindi proprio dei consigli che ho dato a me stessa su come risolvere più velocemente. Quindi adesso cosa sto facendo? Sto riguardando tutto il libro per vedere tutti quelli che erano i miei suggerimenti a me stessa, quindi tutti i miei appunti per vedere un attimo di rinfrescare un po' tutte le cose che ho fatto. L'ho appena finito di fare per il manuale di preparazione, che è anche il libro un po' più alto perché è tipo la teoria, e poi adesso lo faccio anche con il libro degli esercizi commentati e quello dei quiz, anche se qui c'è un po' meno roba, però insomma lo faccio anche per questi due perché almeno ripasso tutto, sempre per lo stesso motivo. Comunque non vorrei annoiarvi troppo, quindi se avete in realtà delle domande riguardo l'università e la preparazione di test, perché immagino di non essere l'unica a preparare i test, fatemele magari nei commenti che magari nei prossimi giorni rispondo anche perché potrebbe essere utile a qualcuno. A me sembra di aver ripassato un po' tutto quello che ho studiato nelle ultime settimane e mi sono anche un po' rotta le scatole di sfogliare tutti i libri, quindi non lo so. Ora faccio una pausa anche perché vado a fare il pranzo. Ciao! Faccio le spezie. Va bene. Nel frattempo mia nonna sta stirando, quindi poi metto anche a posto le cose. E poi non tra troppo faccio l'esame. Sono contenta perché non vedo assolutamente l'ora di togliermelo. Strano ma vero, gli hanno cucinato le spezie. Prima era la piadina.
No, l'igno e i ravioli. Ora Vale pulisce. Ok, sono riuscita a fare in tempo anche a editare il videovlog per oggi. E tra una mezz'oretta ci siamo. Bene, nel mentre ho anche preparato tutto quello che mi serve per l'esame, quindi le uniche cose che si possono tenere sono una penna barra una matita. Io ho scelto la penna perché ho detto metti che si rompe la mina proprio durante l'esame, due fogli e il documento d'identità. Poi ho liberato tutta la scrivania, qui c'è il dispositivo numero 1, quello dove vedrò le domande, insomma, sul quale farò l'esame. E qui alle mie spalle c'è il dispositivo numero 2, sotto carica, perché ti chiedono di metterlo sotto carica, sul quale già giorni fa ho scaricato quest'app che serve per verificare che non copiate sostanzialmente. Vedo l'ora di cancellare tutto ciò. Amici, eccomi qui, post esame, soprattutto dopo una crisi post esame. Che dire amici, l'esame è andato uno schifo, cioè no, davvero uno schifo. Ho risposto davvero pochissime domande, ma davvero pochissimissimissime, quindi le alternative sono due. Quella più probabile non l'ho superato, quella con un briciolo di probabilità ho fatto tutte le domande alle quali ho risposto giuste e quindi l'ho passato. Detto ciò, perché ho risposto così poche domande? Perché c'erano un sacco di cose di matematica, logica, così, che non riuscivo a fare. Cioè leggevo le robe ed ero lì tipo, che devo fare? Cioè non riuscivo proprio a capire, non riuscivo a farle. Quindi la strategia è sempre quella, quelle che non sai fare non le fai, perché se sbagli e segni la risposta sbagliata perdi punti. Quindi le saltavo, il problema è che quelle che stavo saltando iniziavano ad essere un po' tante, il tempo scendeva, le domande che io saltavo aumentavano e quindi poi, sì, tutto ciò ho una macchia gigante qua perché mi sono bagnata mentre bevevo, ma vabbè. Potrebbero anche essere lacrime perché ho versato anche quelle, ovviamente dopo la crisi, cioè durante la crisi isterica, però è acqua. Comunque dicevo, cioè le domande erano tutte mischiate, quindi matematica, logica, italiano, così sono tutte mischiate, quindi arrivava ogni tanto una domanda di italiano, brani lunghi 30 km, lo leggevo, non capivo niente, lo rileggevo. Perché non capivo niente? Perché continuavo a pensare non so fare niente di matematica. Quindi tutto ciò per dire, c'erano un sacco di cose di matematica che non riuscivo a fare e questo mi ha un botto destabilizzato, cioè sono andata in crisi più totale, non riuscivo a fare neanche le cose nelle quali se volevo mi potevo anche impegnare, ovvero italiano, che è comprensione del testo alla fine, quindi basta leggere il testo, leggerlo bene, nella maggior parte dei casi riesce a dare una risposta decente. Quindi non riuscivo a leggere bene il testo, non riuscivo a concentrarmi abbastanza perché ero demoralizzata e destabilizzata dal fatto che io non riuscissi a fare quelle di matematica. Quindi riassunto, ho lasciato un sacco di domande in bianco, il tempo passava, io andavo sempre più in crisi, il tempo è finito, io crisi più totale. Ho chiuso la pagina e ho iniziato un pianto di crisi, vabbè. Questa è la pazza esperienza di una ragazza che ha preparato un esame per 2 mesi per poi andare in crisi. Da persona che non va mai in ansia ci sono rimasta molto male perché di solito io mi vivo le cose molto tranquillamente, però il fatto che comunque fosse un esame importante mi ha molto molto destabilizzata, cioè mi ha purtroppo, insomma, mi ha fatto andare davvero tanto in crisi, nonostante io non sia una persona molto ansiosa. Posto questo, i risultati arriveranno a fine marzo, anche se io credo di sapere già il mio. Nel frattempo, se voglio, potrò poi rifare questo esame ad aprile. Nel frattempo, comunque, cerco di ricordare a me stessa che non è l'unica possibilità, non è l'unica università che c'è a Milano, in Italia in generale. Ho anche altre opzioni in mente, ho già pensato ad altre soluzioni già da tempo, ho già in mente altre strade. Ovvio, ci sono rimasta un po' male più che altro perché ho reagito così, non tanto per quello che sarà il risultato, ma perché ci sono rimasta proprio male di aver reagito così, insomma. Però, che dire, ci sono altre strade, va bene così, cerco di tirarmi su da sola perché sennò non si va avanti. Cioè, nel senso, dovesse capitare anche voi di fallire un esame di un test ingresso, ricordatevi che non è assolutamente l'unica opzione, quindi come vi dicevo prima, cerco di ricordare questa cosa a me stessa perché se no non andiamo da nessuna parte. Ricordatevi che voi siete gli unici a dare forza a voi stessi, nessun altro, solo voi.
Ciao amici, questo chiaramente è il giorno dopo e dovete scusarmi perché mi sono un po' persa via ieri sera, perché dopo la clip che avete visto, tipo una mezz'oretta dopo, sono uscita per andare a patente e dopodiché la sera ho semplicemente guardato YouTube, se non ricordo male, quindi non ho fatto niente di che, però mi sono letteralmente dimenticata di vloggare e di conseguenza di chiudere il video, quindi lo faccio adesso velocemente. Insomma, spero che questo vlog, che ha raccontato un po' un'esperienza un po' tragica, vi sia piaciuto. Nei prossimi giorni vedrete sicuramente altri video vlog, perché la vlog week continua e ovviamente ci vediamo sempre alle 17 ogni giorno fino a lunedì prossimo con un nuovo video. Nei prossimi giorni facciamo delle cose carine, quindi non potete assolutamente perdervi i video. E nulla, spero che questa vlog week nel frattempo vi stia piacendo. Detto ciò, se volete che io continui con le vlog week, mi raccomando, lasciate tanti pollici in su, e se volete qualche video in particolare nei prossimi giorni, una volta finita la vlog week, vi aspetto giù con un commento. Detto ciò, vi mando un grosso bacio, vi voglio bene, a domani alle 17 con il quarto vlog della vlog week. Ciao amici!